Canto 21. La sete, il desiderio di sapere innato nella natura stessa dell'uomo che non si sazia mai, che non può mai essere appagato se non con l'acqua della verità rivelata, per ottenere la quale l'umile donna samaritana chiese la grazia a Gesù, mi travagliava con il suo assillo. Mi stimolava anche la fretta nel seguire la mia guida attraverso quella strada ingombra di anime giacenti a terra, e nello stesso tempo mi affliggevo in me stesso per la punizione che pure era giusta alla quale erano sottoposte quelle povere anime. Come racconta Luca di Cristo che apparve ai due discepoli, Cleopa e Almeone, sulla via di Emmaus, improvvisamente risorto e uscito dal sepolcro. Così appunto ci apparve un'anima e veniva dietro di noi, che guardavamo e che cercavamo di scansare la turba delle anime che giacevano stese per terra. Né ci accorgemmo di lei finché non cominciò a parlare, prima ancora che noi la potessimo vedere, dicendo: «Oh, fratelli miei, la pace sia con voi!» Noi ci volgemmo immediatamente e Virgilio gli rese il saluto in modo affettuoso. Poi disse: «Nel consesso dei beati, cioè in paradiso, ti ponga in pace il tribunale infallibile di Dio, che relega invece me in quell'esilio eterno, che è il limbo.» Come? Egli disse, ed intanto andavamo in fretta. Se voi non siete fra quelle anime che dopo essersi purificate potranno andare in paradiso, chi vi ha guidato così in alto su questa scala? Se tu guardi con attenzione i segni delle piaghe che costui porta impressi nella fronte, scolpiteli dall'angelo portinaio, ti accorgerai che è già stabilito che egli conviva con i beati nel regno di Dio. Però la parca Lachesi, che fra le tre sorelle è colei che fila di giorno e di notte lo stame della vita umana, non ha ancora finito di filare tutta la vita di costui, cioè quel pennacchio che l'altra parca, Cloto, per ciascun uomo che nasce, pone ed avvolge sulla conocchia stessa di Lachesi. Pertanto la sua anima, che è tua e mia sorella e tutte figlie di Dio, venendo su con ancora il peso del corpo, non sarebbe potuta venire da sola nel mondo dello spirito perché non vede, impedita dal corpo e da essa intimorita, come vediamo noi che siamo spiriti. Per questo io fui tratto fuori dal limbo, che è la parte più ampia della voragine infernale, per essergli guida, e gli indicherò il cammino su tanto avanti quanto lo potrà fare il mio insegnamento. Ma dimmi, se tu lo sai, il motivo per cui il monte poco fa è stato scosso da un terremoto e perché tutto quanto è successo contemporaneamente ad un grande grido all'unisono di tutte le anime, fino alle pendici del monte là dove è bagnato dal mare. Con quella domanda Virgilio penetrò anche nel mio desiderio, così bene che la mia sete di sapere si fece meno tormentosa e si attenuò nella speranza di essere saziata. Quell'anima allora cominciò a dire: Non vi è alcuna cosa che possa accadere qui, in questo santo luogo, senza un ordine o una norma stabilita da Dio. Questo luogo è perciò libero da ogni alterazione terrestre e di tutto quello che accade qui non può esserci altra ragione se non di natura divina. Perciò, poiché il luogo è libero da ogni alterazione terrestre, non può quindi cadere né pioggia né grandine né neve né rugiada né brina al di sopra della scaletta composta dai tre gradini per la quale si accede alla porta del purgatorio. Non appaiono nuvole dense né rade né lampi né arcobaleno, chiamato anche Iride, figlia di Taumante, che sulla terra spesso cambia luogo di apparizione, ma sempre in posizione opposta al sole. Il vapore secco che emana dalla terra, che produce il vento se è secco e sottile, oppure causa il terremoto se è secco e denso, come sostiene Aristotele,
non può sorgere oltre il più alto dei 3 gradini. Testè, ricordati, ove tiene fermi i piedi l'angelo portinaio, vicario di San Pietro. Il monte può forse tremare nella parte sottostante con scosse più o meno intense, e non so come mai questo accada, ma in questa parte superiore non ha mai tremato. Non ci sono mai stati terremoti. Ma c'è il caso in cui anche qui il monte può tremare, ed è quando un'anima si sente purificata al punto da sorgere in piedi e muoversi per salire su in paradiso. Ed allora il canto di gloria accompagna il terremoto. Solo il fatto che l'anima purificata voglia salire costituisce la vera prova della sua compiuta purificazione. E quella volontà, divenuta del tutto forte e libera di mutare dimora e compagnia, riempie di sé l'anima stessa, e tale volontà di salire in cielo è così forte ed efficace da consentirle di muoversi definitivamente. Anche prima di sentirsi purificata, l'anima vuole salire, ma non glielo consente il talento, la volontà spontanea, il desiderio irresistibile. Essa è stimolata dal desiderio di espiazione che la divina giustizia, in contrasto con il pur forte desiderio di salire, diffonde nelle anime. Infatti, la divina giustizia alimenta il talento. La spiccata inclinazione rivolta al tormento e dalla pena provocata dalla giusta penitenza, così come sulla terra talento ed inclinazione furono irrefrenabilmente rivolti al peccato. E quindi proprio io, che sono stato a giacere qui in questa sofferenza per espiare la pena per più di 5 secoli, ecco che proprio io, poco tempo fa, ho sentito l'istinto della volontà che, ormai del tutto sciolta dal desiderio e dalla necessità dell'espiazione, poteva liberamente essere soddisfatta ed ascendere così in paradiso. Per questo evento hai sentito il terremoto e le anime devote lodare con canto di gloria quel Dio che io prego voglia, al più presto, far sentire libere anche loro di salire a sé in cielo. Così disse quell'anima beata. E poiché si gode dell'appagamento di un desiderio, quanto più è vivo e grande è stato questo stesso desiderio, non saprei dire quanto egli mi giovò con le sue preziose spiegazioni. Ormai ho ben capito quale sia l'impedimento che vi tiene legati qui e come potete liberarvi da questo legame. Ora dimmi, però, chi tu fosti e che io sappia anche attraverso le tue parole per quale motivo sei giaciuto per tanti secoli qui, in questo luogo. Nel tempo in cui il valente imperatore Tito Vespasiano, con l'aiuto di Dio, fece giustizia punendo le ferite da cui uscì il sangue di Cristo venduto da Giuda, io ero sulla terra, con il nome di poeta che è quello che più onora gli uomini, assai famoso, ma non ancora convertito al cristianesimo. Tanto fu dolce il mio canto poetico che, sebbene fossi tolosano, mi chiamò a sé Roma, dove meritai di essere coronato poeta. Ancora gli uomini ricordano il mio nome poetico di Stazio. Scrissi la Tebaide e poi intrapresi e scrissi l'Achilleide, ma morì mentre ero intento a scrivere questa seconda opera. Il mio ardore poetico prese alimento dalle scintille della divina fiamma della poesia virgiliana, dalla quale furono accesi più di 1000 poeti. Mi riferisco all'Eneide, poema che mi fu madre generatrice e motrice nell'arte del poetare. Infatti, senza seguire quell'esempio, io non sarei riuscito a fissare nei miei versi qualcosa che veramente potesse avere preso a valore. E se fosse stato possibile essere vissuto sulla terra al tempo di Virgilio, pur di averlo potuto conoscere in quel tempo, io accetterei di restare nel purgatorio 1 anno in più oltre la scadenza del mio esilio. Virgilio, allora, tacendo, rivolse a me con lo sguardo queste parole: «Taci!» Cioè non voleva farsi riconoscere. D'altra parte la sola volontà non può ottenere tutto.
perché il riso e il pianto seguono con tanta prontezza i sentimenti della gioia e del dolore, da cui ciascuno dei due deriva, che obbediscono ancora meno al freno della volontà nei caratteri più schietti. Io sorrisi, quindi, appena appena proprio come uno che accenna, ossia che vuol far intendere di aver capito la situazione. Allora quello spirito tacque e mi guardò attentamente negli occhi, dove si imprime l'espressione esterna dell'animo, e disse: «Possa tu portare a termine felicemente una così grande e ardua fatica. Ma dimmi, perché la tua faccia mi ha mostrato testé un sorriso breve come un lampo? Mi nascondi qualcosa?» Allora io fui preso da due parti contrapposte, diciamo tra due fuochi, l'uno Virgilio, che mi imponeva di tacere, l'altro Stazio, che mi invitava a parlare con tanto interesse. Per cui io sospirai nell'imbarazzo penoso, nel disagio morale, ma fui comunque compreso dal mio maestro, che mi autorizzò a parlare. E «Non temere di parlare, ma chiedigli che cosa desidera con tanto interesse». «Forse ti meraviglierai del mio sorriso, o famoso spirito, ma desidero che tu sia preso da ancor più grande meraviglia. Questi che mi guida, che mi conduce a vedere sempre più in alto, è proprio quel Virgilio da cui tu attingesti ispirazione a cantare i fatti degli uomini e degli dèi nei tuoi poemi epici. Se hai creduto che fosse ben altra la causa che ha determinato il mio sorridere, mettila pure da parte come una congettura errata, e credi invece che, motivo del mio sorridere, sono state proprio quelle parole che dicesti di lui». Già Stazio era pronto ad abbracciare le gambe di Virgilio, ma egli gli disse: «Fratello, non fare così, poiché tu sei spirito, e ciò che vedi è spirito». Allora egli, alzandosi, disse: «Ora puoi comprendere l'intensità dell'amore che mi infiamma per te. Amore tanto grande da dimenticare la nostra inconsistenza corporea e da trattare le anime come se addirittura fossero ancora corpi materiali».